Buongiorno, sono Francesco Usai, vengo dall'Italia, risiedo a San Donato Milanese e sono di origine sarda perché ovviamente diciamo che la prima pubblicità che ho visto è stata all'aeroporto di Erma del Dottor Palma. Già ormai con l'impianto definitivo ho fatto il primo intervento a fine gennaio, primi di febbraio. Sono stato una settimana intera dove mi hanno operato chirurgicamente, nel senso che mi hanno levato i denti, sia nell'arcata superiore che quella inferiore. Io avevo riscontrato una parodontite nel giro di un annetto perché non avevo avuto mai problemi ai denti, a un certo punto mi è cascato un dente, quindi ho aspettato un attimo, come dire, mi sono interessato a quello che facevano qua a Chisinau dal dottor Palmas e fortunatamente in Sardegna ho conosciuto, o meglio conoscevo, però non sapevo che fossero già venuti qua, dei miei amici che sono venuti qui a farsi fare dei lavori. Mi hanno parlato bene e quindi ho detto: senti, e niente, quindi sono venuto, mi sono trovato molto bene sotto l'aspetto della logistica, sono venuti a prendermi in aeroporto, mi hanno riportato, ci sono le camere che ho trovato sempre molto a posto, pulite, ordinate. Ripeto, l'intervento in sé per sé, almeno il mio, non è stata una passeggiata, nel senso che io non ho fatto l'anestesia totale, ho fatto l'anestesia con le punturine, per cui praticamente sono stato sotto i ferri quasi 8 ore nel giro di 2 giorni, 8 ore e mezzo. Per il momento mi sono trovato, ripeto, molto bene, da un punto di vista della masticazione, della sensazione, mi sembra tutto a posto. Forse da un punto di vista della fonetica mi ha anche elevato, io c'ho la S, avevo la S con questa protesi, questa S mi hanno detto che si sente un po' di meno. Però mi sono trovato molto bene. Da un punto di vista invece della masticazione, del parlare, tutto, con questi definitivi mi sembra di averli sempre avuto come avevo avuto prima quelli provvisori. Per cui io mi sono trovato molto bene e non dico ve lo consiglio, però la mia esperienza è stata decisamente molto positiva. E io sono